Parliamo delle milanesi, quindi la volata Champions. In qualche modo il discorso l'abbiamo introdotto prima con Luca Serafini, con il futuro di Gattuso. Abbiamo ascoltato anche sul palco di Castiglione Fiorentino le parole di Costa Curta, che conosce molto bene le vicende in casa Milan. Costa Curta ha detto: in questo momento non vedo Gattuso sicurissimo, sarà molto arrabbiato perché il momento del Milan è un momento delicato. Paradossalmente, questa è la volata Champions, che coinvolge le squadre. Abbiamo inserito appunto anche giustamente la Lazio, che deve recuperare il match contro l'Udinese nonostante la sconfitta contro la Spal e il pareggio contro il Sassuolo. Vi chiedo, paradossalmente, quel derby vinto dall'Inter potrebbe essere stato il crocevia, tra virgolette, per il Milan? Perché dopo il derby il Milan Gattuso è l'aveva diventato detto. quasi irriconoscibile. Gattuso l'aveva detto però, prima del derby, in caso di sconfitta ho paura nel contraccolpo emotivo della squadra. Guardando anche il calendario, il Milan il test ce l'ha subito contro la Lazio, perché lo scontro diretto. Poi non è un calendario irresistibile, cioè è abbordabile, no, per Ma Gattuso. io penso che sabato sera sia una partita fondamentale per il Esatto. Milan, perché gioca contro una Lazio che dopo aver vinto a Milano con l'Inter ha avuto un calo che Vero. nessuno si aspettava, perché ha giocato con l'Inter, ha giocato bene in un contesto dove forse l'Inter aveva le sue difficoltà legate al caso Icardi, quindi alla mancanza di serenità di tutto l'ambiente. Però è venuta a giocare qui a Milano e ha vinto molto bene, con una squadra veramente che dava dimostrazione di una forza per poter. Poi però sia a Ferrara con la Spal, sia in casa col Sassuolo ha fatto grandissima fatica. Quindi, inoltre, Milan-Lazio si ripeterà poi fra qualche giorno dopo Ritorno per alla il Coppa ritorno di Italia. Coppa Italia, che è un Certo. altro traguardo importantissimo per entrambe le squadre. Quindi sarà, secondo me, il crocevia della stagione questa partita. Sei d'accordo? Sì, Che è cos'ha una il Milan? Perché abbiamo visto i partita. numeri della crisi. La Lazio è una partita da recuperare Con con l'Udinese. l'Udinese, potrebbe Però essere a 52 anche la Lazio, però l'Udinese la sta facendo bene, quindi esatto, però con questa dura. Udinese Sì, completamente l'Udinese di oggi. Però rivitalizzata, rigenerata da Igor Tudor, io difficile. vedo un'Atalanta che veramente può dar fastidio. Un'Atalanta che è un calendario più complicato sicuramente del Milan, però Sì. l'Atalanta ci crede e potenzialmente in questo momento l'Atalanta la vedo anche come numeri. I numeri dell'Atalanta sono numeri importanti. Miglior attacco insieme alla Juventus e C'è una 64 gol. continuità. Per cui è una corsa sempre molto delicata, molto difficile. Anche Non so perché come si tenendo risolverà. fuori l'Inter, secondo me, L'Inter la diamo. 4 squadre per un posto. Ma anche perché il calendario Sì, dell'Inter, Mauro, dai. Non Non è è male. l'Inter, sarebbe un suicidio, È un suicidio, onestamente. quindi quattro squadre per un posto. Sono d'accordo col mister che se dovessi dire oggi lo stato di forma, al di là del calendario, l'Atalanta è quella che mi sembra che abbia dia più Che garanzie. dia più Poi grazie. dopo nel calcio può Ma succedere di sai perché tutto. l'Atalanta ha un potenziale offensivo che per me, nonostante Milan siano tre, non c'hanno. Perché in questo momento Zapata, Poi Ilic sta Gomez giocando di un bene che è stanno facendo di incredibile. quelle Sarà uomo robe, mercato, sì, secondo me, saranno, sta Ilic. facendo di quelle Proprio. cose. Sì, la più forte come potenzialità, come uomini, come se mette fuori la testa è la Roma. Ancora, però i suoi pasticci sono stati talmente tanti e i valori assoluti individuali così contraddittori, perché Zonzi anche nelle ultime partite piuttosto di Cristante, piuttosto, sono ancora i vecchi che la tengono a galla. Però secondo me se il Milan è quello di Torino e soprattutto quello delle 5 vittorie prima di quelle tre, Importante il recupero di Zappa e di Pacchettà. Ma arriva a Pacchetta sarà fine fuori mese, un se arriva a mese. fine mese, però se cominciano a avvicinare un po' di uomini a Pionte, come ha fatto anche a Torino, perché la fascia destra, se hai visto, c'erano soltanto Calabria che sì, Suso era là, e allora di pallone ne è arrivato qualcuno in più, infatti il gol l'ha fatto. Insomma, si cambiano un po' di cose, perché è in vantaggio se batte la Lazio o se non perde, è in vantaggio con tutto il Milan. Quello è un Sì, punto in più, eh? Quello è un punto in più. Roma, è vero. Lazio, Atalanta. Però la più forte, secondo me la squadra più temibile è ancora la Roma. Alla distanza, se trova quella,
quell'inerzia, come dite voi allenatori, sì, no. Che la porta in fondo come individualità. Pensa che al Dzeko, momento chi ci crede, De Rossi, Dzeko non ha ancora segnato un gol all'Olimpico. Ma dico male, come dice lui, Dzeko quest'anno non ha segnato ancora un gol all'Olimpico. No, non dici male. Come? Non ha segnato ancora un gol all'Olimpico quest'anno Dzeko. Cioè, immagina che segni solo due o tre nelle ultime non giornate. Anche se a Genova gli ha detto bene, perché con la Sampdoria poteva benissimo pareggiare, sì, no? Avrebbe, la Sampdoria meritava il pareggio, perché anche all'ultimo ha sfiorato il gol. Ma è andata bene così, Gianluca, dai, ravviviamo un po' la volata, no? Ravviviamo un po' la volata Champions, altrimenti che gusto ci sarebbe, solo Atalanta, Lazio. Anche i mezzi la Roma per effettivamente per giocarsela. La congiuntura strana è che il Milan ha fatto un punto nelle ultime quattro partite ed è ancora quarto. In quattro partite ha fatto un punto nel bel mezzo della bagarre ed è ancora quarto. Questi segnali li devi cavalcare. Assolutamente. Giancarlo, vuoi dire una cosa? No, che secondo me quello che dice Luca, cioè sul fatto che Milan è ancora quarto e che ha un punto in più perché è in vantaggio negli scontri diretti, è importante, è fondamentale. Per me, se vince, ma deve vincere, con la Lazio, non dico che è fatta perché non è fatto niente, ma insomma ha un calendario poi l'abbiamo visto anche la Lazio, per la verità, abbastanza buono. Non ha un calendario difficile. Ma la Lazio aveva due turni facili anche a Ferrara e con il Sassuolo ha fatto un punto, quindi la Lazio ha un dato che è discontinua. Prima lo era con le grandi, adesso lo sta diventando anche con le medie e le piccole. Vuoi fare il sondaggio, due nomi secchi sulla Champions? Vai Iori, a te rispondono secondo me. Le due favorite. Vai, sbilanciatevi. Vai Mauro. Ma Inter compresa? Cioè terzo? Due sì, perché... Sì, dai, Inter compresa, dai. Dire che con 5 punti di vantaggio l'Inter la sicuro? Darei anche per il calendario. Ok. L'altra direi Milan. Inter e Milan, due milanesi, Mauro. Milan anch'io. Milan, Luca? Beh sì, alla fine anche secondo me il Milan. Inter Milan? Sì. Inter Milan. Atalanta. Iori? Ci piace. Tu, Iori? No, io Milan, no, io sono milanista. Ah, ok, grazie. No, mi è piaciuto che ha preso... subito Atalanta. È vero. A mister, sì. A Bergamo, è normale. Nerazzurro. No, poi, a parte quello, io credo nell'Atalanta che possa effettivamente giocarsi la Champions. Io invece credo più all'Atalanta che vinca la Coppa Italia. Quello sì. Il parterre mi piace, quindi va benissimo lanciare sempre sondaggi. Mercoledì torna ad allenarsi in gruppo Lautaro Martinez. Due partite da titolare per Icardi, la vittoria, la gran prestazione condita anche dal gol, dall'assist contro il Genoa, il gol sbagliato Valentina, ieri. Ti prego, non parliamo più di Icardi. No, perché io parlo di campo. Sta diventando Spalletti. Non oserai chiedere se gioca uno o l'altro. Vabbè, però ti prego, perché Icardi veramente è un tema già l'altra volta. Ma non è un tema, ma gioca di campo. Come l'avete visto il rientro di Icardi? Bene. Va bene, sì, Icardi è un giocatore che bene. Comunque sì. Bene la prima, la seconda un po' meno bene, anche se qualcosa ha fatto. Sì, sì, sì. Però forse c'ha ragione Wanda, che gli serve qualche giocatore che dia qualche pallone in più a Icardi. Qualche cross, beh. Sì, lì non l'ha detto, proprio una stupidaggine Wanda. Il mister, però, arrivo da te. Dimmi. Ti ritorna in gruppo Lautaro. Sì. Cosa faresti? Faccio giocare tutte e due. Insieme. Certo. E provo. A questo punto. Ma che posso giocare un 4-4-2 con Lautaro e Icardi? Perdi due partite, ti ritrovi tutti visto che ho due esterni che messi insieme hanno fatto pochissimi gol, certo. Gioco con due punte, due mediani c'è la voce della verità, no, però questo è un parere suo mister, ci mancherebbe, però conoscendo Spalletti 5 punti di vantaggio la vedo dura, se li tiene. Spalletti non schiera le due punte insieme, potrebbe rischierarle Gattuso. Beh, guarda il Napoli come gioca, cioè, ha un attacco molto tecnico, molto offensivo. Il Napoli però ha meno 20 dalla Juve, eh? Sì, e l'Inter quanti meno... per dire che non c'è mai stato campionato quest'anno, adesso, però, con tutto il rispetto. Si potrebbe anche a volte cambiare un attimino atteggiamento tattico, avendo un potenziale di giocatori di questo calibro. Giancarlo non c'è mai stato campionato. Lui non cambia, no, volevo dire che Spalletti non cambia mai dal 4-2. Potenziale meno 9, cui tu facevi riferimento, siamo arrivati a più 20. Bisogna chiederlo ad Ancelotti, non a me.
E non è che io faccio, io dico le possibilità, poi se Ancelotti va a meno 20, a 13 punti in meno dell'anno scorso, il Napoli l'anno scorso era a 4 punti dalla vetta, è colpa mia. No, no, domando, no, domando se la colpa però è mia. Mi riferisco a quello che no, domando se la colpa, se la colpa del faience del Napoli è mia o di Ancelotti. No, 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 domando, no, voglio solo saperlo. Ma no, non è... A meno 20 non si può stare in campionato. Ancelotti è a meno 20, a 13 punti in meno dall'anno scorso, 13 punti in meno. E non... Ma rifaresti quella dichiarazione lì, Giancarlo? Cosa c'entra? Io faccio sempre le dichiarazioni. Cioè, quella provocazione lì che hai lanciato. Ma perché non dovrei farlo? No. Non ho capito. Cioè, voglio dire, se il Napoli perde con l'Empoli fuori casa e pareggia col Genoa in 10, è colpa mia o di qualcun altro? Cioè, non lo so. Cioè, chi va in panchina, io o Ancelotti? Ancelotti. Chi sceglie la squadra, io o Ancelotti? Qual è la condizione del Napoli oggi? Quella che si si suppone sia di una squadra che è seconda comunque in classifica. Il problema è che adesso il Napoli deve per forza vincere l'Europa League, perché altrimenti è una stagione fallimentare. Beh, vuoi arrivare in finale, però siccome ha l'allenatore più bravo del mondo a gestire le tre partite in una settimana, perché come Ancelotti non ce n'è un altro, io sono preoccupato fino a un certo punto, nel senso che se tu prendi le prime in classifica, tutte hanno meno 12, meno 5, meno 6 rispetto all'anno scorso. Solo il Milan ha 0, è agli stessi punti, ma è completamente un altro campionato. Infatti oggi il Milan è quarto, l'anno scorso era a 20, con gli stessi punti, a 22 punti dalla Champions. L'Inter era quinta, aveva 2 punti in meno. Sì, però il Napoli è ancora secondo, ma ha un'altra storia europea quest'anno, perché fa un girone molto duro col Paris Saint-Germain, con Liverpool, e alla penultima giornata è primo, e ha dato lezione di gioco al Paris Saint-Germain e al Liverpool 3 volte su 5, e ha adesso in Europa League. Se tanto mi dà tanto, e io sono abbastanza convinto che sia così, il Napoli adesso da aprile fino a maggio come condizione fisica sarà perfetto.